fuoco. Il fumo tiene lontano il morbo. Sì? Allora, con tutto il fumo che abbiamo respirato alle officine, noi siamo a posto. Io ho vomitato parecchie volte. Ricordi che il vecchio Tully ne faceva la collezione? Non era così. Un luminare gli dava 2 penny per ogni gettata. Per uno studio, diceva. E se si impegnava ne produceva più dei soldi che poteva ricevere. Già. Adesso è morto. Morto stecchito. Questo era l'ultimo. Domani ce ne saranno altri. Forse i veri fortunati sono loro. Fortuna, eh? Alcuni si sono staccati la lingua per farlo mettere. Altri si sono schiacciati gli occhi o le orecchie. La fortuna non abita qui. La cappella di Morningside, la corte della regina dei mendicanti. È una notte solitaria. Le migliori. Ah, Garrett. Calchi una via che i più evitano. È l'unica che conosco. Certo. Sai che dicono di me? Che sai tutto quello che succede in questa città. Non tutto. Solo le cose importanti.
Cosa ti porta qui? Cerchi consiglio? Un anno fa mi trovavo a Villa Northcrest. Qualcosa è andato storto. Cos'è successo a me e ad Erin? Un anno fa, uomini che credevano di sapere tutto cercarono di controllare per i loro fini qualcosa che non comprendevano appieno. L'equilibrio è cambiato, tutti possiamo percepirlo. È la tua risposta? Quando i miei mendicanti ti hanno trovato, pensavano fossi morto. Ma non lo eri. Abbiamo curato il tuo corpo, martoriato, e ti abbiamo tenuto al sicuro mentre attendevamo. Ma poi, proprio dopo l'arrivo del morbo, qualcosa iniziò a risvegliarti. Era ora che tornassi a casa. Questa città è malata. Ti dirò tutto a tempo debito, se deciderai di ascoltare. Fai attenzione, Garrett. L'ombra nasconde cose peggiori di te. Signori, è dall'alba che trasportiamo cadaveri. Per oggi vorremmo fermarci. Ma lo senti, questo zotico fannullone? Considerati fortunato a tirarlo il carro e a non esserci dentro. Muoviti! Passaggi sui carri. Ci entrerò a modo mio. Chi se ne frega del morto, se non mi si alza più.
Chi se ne frega del morbo, se non mi si alza più. Sarebbe un lavoro. Tieni buono quello stupido cane, svegliami a fine turno, capito? Come fai a dormire in un posto simile? E c'è pure il generale a far stridere i denti a quella sua gamba. Guarda e impara. Guarda e impara. C'è un cadavere! Facciamo attenzione alle ombre. Garrett. Erin, sono malato.
vuole per il mattatoio. Il generale lo vuole pronto prima dell'ultima campana. Guarda qui, un nobile in mezzo ai pezzenti. Chissà che cosa. Non qui, testa vuota. Lo abbiamo caricato con delicatezza. Lo state trattando con rispetto, vero? Povero bastardo! Meglio tu che io. Nemmeno al macello c'è questo scempio. Il povero Cornelius sarà già in viaggio. Per seguire Cornelius devo appendermi al cavo di trasporto. Giorno, molti stanno male. Il secondo, non tornano più. Scaricavo cadaveri oltre le mura cittadine, finché il puzzo non era diventato peggio del morbo stesso. C'erano 100 corvi per cadavere. E le mosche. Ah sì? A noi dicevano di bruciarli ai bordi delle strade. Guarderò ovunque. Non mi scappi! Oh, sarà per impossibile batterli! Per i denti di Rock! Non bastano i cadaveri, adesso anche le bambole giganti! Di questo passo mi sbatteranno a Moin. Manichini? Sono qui per cercare un corpo, ma non di questo tipo.
forza. Sali, povero bastardo! Nemmeno al macello c'è questo scempio. Il povero Cornelius sarà già in viaggio. Per seguire Cornelius devo appendermi al cavo di trasporto. Molti stanno male. Il secondo... Scaricavo cadaveri oltre le mura cittadine, finché il puzzo non era diventato peggio del morbo stesso. C'erano 100 corpi per cadaveri. Le mosche. Ah sì? Iniziamo a bruciarli ai bordi delle strade, quartiere. Dopo che anche la bottega del candelaio è esplosa, l'hanno vietato. Se mi pagassero per parlare, voi due sareste lì. Ero chiaro. Fermo dove sei! Non sarà così facile! Di scappare, eh? Non posso continuare così! Allerta, pronti a tutto! Se c'è qualcuno, non serve nascondersi. L'avrò immaginato. Allerta, pronti a tutto! Allerta, pronti a tutto!
po' più in alto e arrivo ai ganci.